Nel lontano 1862 fu istituita ad Arezzo la Camera di Commercio e subito nel dopoguerra, nel 1952, iniziò ad assegnare un premio particolare, quello della fedeltà al lavoro, valorizzando così il fare impresa di un territorio, il nostro territorio, quello di Arezzo e naturalmente provincia. Un pubblico riconoscimento all'impegno e alla capacità di ditte e imprenditori che si sono particolarmente distinti per le loro produzioni. Mi è stato chiesto di presentarlo nel 2005 e come vedete anche lassù nella proiezione sono dei cerchi incatenati, e c'è un motivo che sono incatenati, con le varie attività della provincia di Arezzo e al centro l'uomo. Incatenati perché io parto dal principio che arriviamo a obiettivi maggiori se andiamo tutti d'accordo, non sparpagliati. I riconoscimenti interessano le aziende della nostra provincia che si sono distinte in 5 specifiche categorie: l'impegno imprenditoriale, l'internazionalizzazione, l'innovazione, l'imprenditoria femminile, l'imprenditoria giovanile. Poi ci sono tanti attestati di merito e anche premi speciali. Tra questi, un premio speciale che arriva direttamente a Subiano, con una storia che nasce ai tempi della guerra e poi si evolve di generazione in generazione sino a giungere a noi con l'innovazione. Premio Fedeltà con la Camera di Commercio, una menzione speciale, in questo caso Subiano è comunque protagonista, e essere protagonisti vuol dire portare avanti un percorso della piccola media impresa che caratterizza il nostro territorio, Sindaco. Ma questo mi riempie il cuore di gioia, perché avere già il secondo anno questo qui, premiare, avere in premio degli imprenditori di Subiano vuol dire che il territorio risponde bene. Io spero come amministratore di aiutare, di venire incontro a queste aziende, perché essere imprenditori adesso è veramente, veramente difficile e ci vuole tanto coraggio. Io spero di essere vicino. Non si può fare tanto come comune, però spero di essere tanto vicino. Innovazione, ma partendo dal 1924. Nella slide abbiamo visto addirittura interessarsi di cicli e poi in realtà si è passata a tutto un altro settore. Oggi si parla con l'innovazione addirittura di ghiaccio secco, no? Ma quindi bisogna sempre seguire questo percorso. Il futuro, bisogna andare sempre avanti. Allora, innovazione era anche nel 1924 le prime macchine per le mattonelle o le prime biciclette costruite su dei telai che arrivavano dalla Germania, quindi in realtà c'è sempre stata, è un'evoluzione. Se noi giovani, fra virgolette, avessimo continuato con i prodotti dei nostri genitori, probabilmente saremmo in grosse difficoltà. Quindi alcuni tipi di macchine non le facciamo più, appunto adesso abbiamo dirottato la produzione su questi macchinari che producono ghiaccio secco, che è una cosa molto nuova, un mercato emergente, e noi abbiamo tantissime richieste, si lavora molto con internet, molto tramite social network, quindi è un concetto molto diverso rispetto anche a soli 10 anni fa. E anche per quanto riguarda la nostra produzione principale, che è quella delle presse, mentre fino a 20 anni fa avevamo 3 settori principali, quello dell'occhialeria, orologeria e meccanica di precisione, adesso invece possiamo dire che dal settore dell'elettronica, aerospaziale, stiamo veramente espandendo, siamo in tutto il mondo, stiamo vendendo in più di 50 paesi, ci siamo organizzati commercialmente con una struttura molto solida, quindi penso che questo è, stiamo raccogliendo il frutto di una politica aziendale che è stata concepita proprio con delle idee innovative. Una cosa importante, qui si parla di viaggiare nel mondo anche attraverso internet, attraverso il web, significa quindi anche per un territorio avere infrastrutture che non siano più soltanto viarie, ma chiedere anche investimenti in questo settore. Beh, questo sì, le infrastrutture non sono il massimo purtroppo, sto cercando, sono proprio in contatto anche in questi giorni qui per poter potenziare
anche per poter viaggiare su internet in maniera efficace e veloce come richiedono i tempi e i paesi stranieri. Spero a breve di portare delle comunicazioni, dei collegamenti per poter venire incontro anche a questi tipi di esigenze, a questi tipi di aziende. Una cosa importante, poi mi rifaccio alla famiglia, in questo caso che sono loro, ma una cosa importante è questo premio. Questo premio, se lo apriamo, come ci ha detto Alamo Mafucci, mette l'uomo al centro, ma poi c'è una rete perché ha detto che naturalmente da soli non si possono vincere le scommesse, ma bisogna sempre essere uniti. Qui l'Unione è stata la Camera di Commercio, ma nei nostri territori forse l'Unione la fa tutta una rete insieme anche alle amministrazioni. Ma quello io spero di essere l'anello che unisce un po' tutti gli imprenditori, tutti i cittadini, tutte le persone del territorio con cui amministro. Io spero di... ho sempre la porta aperta per ascoltare un po' tutti, spero vivamente che possa fare l'unione di unire loro, di fare comunicare e parlare tutti insieme. Io ce la metto tutto, speriamo di riuscire. E loro ci sono riusciti perché in questo caso l'unione è la famiglia, no? La famiglia per noi è sempre stata un po' il fulcro di tutta l'azienda che è stata fino ad oggi e che lo sarà anche in futuro. Tre generazioni, è giusto Giulio? Sì, tre generazioni, hanno iniziato i nostri nonni che erano due fratelli, che vabbè, l'aneddoto è che poi hanno preso la strada della lavorazione meccanica non dal babbo ma dal nonno materno, perché il mio bisnonno era un carabiniere, Locatelli era un carabiniere della provincia di Bergamo che fu spostato a Subiano a fine 800. Quindi prendendo le redini del nonno materno, infatti nella slide che abbiamo visto, i cicli erano Locatelli Nofri, perché Nofri era il nome del nonno materno appunto. E poi i nostri genitori negli anni 60 hanno fatto un'espansione a livello internazionale e poi siamo subentrati noi, diciamo, a pieno regime negli ultimi 10 anni. E nel nostro piccolo, siamo un'azienda piccola, questo va detto, ma nel nostro piccolo ci stiamo togliendo delle grosse soddisfazioni. Io sono tornato ieri dal Giappone, ero a Yokohama alla Toshiba, stiamo cercando di fare una collaborazione nel settore elettronico per delle schede elettroniche che poi vengono stampate con le nostre macchine per le auto elettriche. Quindi ci sono abbiamo tantissimi progetti molto molto innovativi che portiamo avanti esclusivamente a Subiano, nella nostra azienda, e questo ci riempie d'orgoglio perché, ripeto, un'azienda così piccola riesce comunque a esportare tecnologia e tutto completamente fatta, come dico spesso, made in Arezzo. Bene, noi diciamo invece made in Subiano. Quindi naturalmente una bella azienda giovane, noi abbiamo Giulio Locatelli, Beatrice Locatelli, salutiamo anche Sergio Locatelli in questo caso e anche il sindaco di Subiano che rappresenta il territorio, Antonio De Bari. Premio Fedeltà 2015.
63 anni che si celebra questa giornata dal lontano 1952 e devo dire che in questi ultimi anni ha acquisito davvero un sapore particolare per purtroppo la crisi che questo territorio ha subito profondamente. Ma mai le nostre imprese hanno perso la pazienza, mai hanno perso la speranza per il futuro, quindi hanno sempre lavorato con grande positività. È proprio di questi giorni l'Assemblea della Toscana del Sud che lo slogan è stato: dateci un paese normale e vi faremo vedere di che cosa saremo capaci di fare. Ecco, io credo che se ci soffermiamo un attimo e pensiamo quello che questo territorio ha fatto, già abbiamo fatto tantissimo, e quindi il ringraziamento questa sera va a tutte quelle imprese che con il loro impegno, la loro costanza e il loro coraggio hanno fatto sì che la provincia di Arezzo sia tra le prime in Italia. E se è tra le prime in Italia lo deve soprattutto la piccola e media impresa, che è la vera spina dorsale di questo paese. Sì, la piccola e media impresa è quella che caratterizza di fatto questo territorio, ma direi l'intera Italia. È quella che poi ha consentito una particolare flessibilità e quella capacità di adattamento a quelle che sono le variazioni delle situazioni globali. Noi in 63 anni abbiamo premiato gli imprenditori che hanno scritto la storia economica del nostro territorio. Abbiamo anche premiato in tutti questi anni tanti piccolissimi imprenditori, meno conosciuti, meno avvezzi alla rivalta, ma che hanno portato tanta ricchezza sul territorio. E anche quest'anno la scelta è stata complessa, complicata e ponderata. Premiamo stasera 25 imprenditori per 5 categorie di premi diversi, dall'innovazione all'internazionalizzazione, all'impegno economico, all'imprenditoria giovanile, all'imprenditoria femminile. Quindi veramente 25 imprese con cui vogliamo dare un messaggio positivo. Nonostante la crisi, a dispetto di questa lunga crisi, di come la chiamano gli economisti, ci sono ancora tante aziende che con tenacia, spirito di iniziativa e tanta passione riescono a farsi strada nei mercati nazionali e internazionali. E quello che consola è che ci sono anche tanti giovani che intraprendono. E questa è la grande bella notizia che abbiamo da questo premio. Tanti giovani, la scelta è stata difficile. L'imprenditoria giovanile è la grande risorsa, la grande scommessa per il futuro anche in questo periodo di chiaroscuro. Sono contentissima di avere accesso a questo premio, che insomma la nostra azienda che vive ormai da diversi anni, prima con mio suocero, poi mia suocera e ora è passata a me, per cui questa continuità che esiste da anni. Una ricerca continua dei prodotti della terra, dei prodotti genuini per offrire una cucina diversa, tradizionale ma diversa. Sì, l'attenzione al prodotto penso che oggi sia la miglior cosa, il fatto di poter andare poi a ricercare, io essendo poi dell'associazione di Coldiretti, quindi con i mercati di Campagna Amica abbiamo anche un'attenzione maggiore su certi prodotti. E quindi andare a ricercare quelli che sono i prodotti tipici, ma soprattutto i piatti tipici della nostra zona, che sono i piatti del ricordo, i piatti di quando eravamo bambini. Mi auguro che questo spirito, questa iniziativa degli aretini possa essere sempre più proficua in maniera da garantire uno sviluppo successivo, economico, oltre quello che c'è stato, anche per il futuro. Diciamo che noi da sempre pensiamo ambiente e pensiamo che l'ambiente sia un soggetto con il quale interloquire. Dall'ambiente abbiamo ricevuto molte indicazioni per sviluppare dei sistemi, diciamo così, più che altro dei formulati di tipo naturale, assolutamente naturale, destinati al benessere appunto degli animali. È per questo che con questi ci prendiamo cura di loro attraverso questi tipi di prodotti. E la gente, la clientela, il consumatore? Ma il consumatore è sempre più attento e l'amore per gli animali è veramente in crescendo e quindi credo che davvero è tutto in sviluppo, è un ambiente che è un momento molto particolare secondo me, che sta dando un grande viraggio verso l'attenzione agli animali. Ma come si fa ad arrivare a 85 anni in questo stato di salute? Ne l'ho detto io come si fa, levarsi presto la mattina, mangiare bene e semplice e lavorare parecchio e dormire poco.
Il ruolo delle cooperative sociali sta diventando sempre più importante, il pubblico fatica, il privato a volte si ritira, rimane invece la parte sociale. È vero, noi ci proviamo, la nostra è una cooperativa di inserimento lavorativo, per cui quello di cui ci occupiamo è proprio di creare posti di lavoro per i soggetti più deboli, soggetti svantaggiati che altrimenti sarebbero a rischio di emarginazione sociale. In questo senso diamo il nostro contributo appunto alla comunità e poi anche agli enti locali, nel senso che sopperiamo anche laddove l'ente locale, soprattutto devo dire negli ultimi anni, inevitabilmente in qualche modo è in difficoltà. Di cosa vi occupate? Noi abbiamo un'azienda, facciamo abbigliamento donna, Total Look. È una scelta sicuramente difficile, è che abbiamo lavorato tanti anni per altri marchi e poi anche a Milano, all'estero, abbiamo deciso di tornare ad Arezzo per fare questo brand. Strada difficile, dura, però insomma siamo tenaci e quindi... Ecco, questa sfida alla fine vi vedrà vincitrici? Ah, sì, sicuramente, lo facciamo per questo, siamo tenaci, terremo duro. Il nostro è un mercato cosiddetto di nicchia in qualche modo e di solito la nicchia viene vista un po' storta, no? Perché sembra una cosa molto difficile, però il mondo è molto grande e sappiamo che il nostro mercato, diciamo, può essere quindi ampliato in ogni città del mondo e questo è importante, ecco. Qualità al 100%, made in Italy e distinguersi comunque in qualche modo. Beh, le istituzioni hanno il compito di creare la cornice affinché si sviluppi l'impresa e l'impresa poi dia occupazione. Credo che in questo momento nel quale stiamo attraversando oramai da anni la crisi possiamo ancora di più apprezzare il valore del lavoro e della fedeltà al lavoro. E credo che sia un bel riconoscimento quello che la Camera di Commercio rilascia e penso che la filiera istituzionale a partire dal Comune, Regione e Governo debbano fare tutto il possibile affinché le condizioni per poter avere occupazione, per poter sviluppare impresa si determinino. La Regione sta facendo la sua parte, la sta facendo con l'utilizzo dei fondi europei, la sta facendo con delle leggi che cercano di semplificare, con delle leggi che cercano di incentivare soprattutto le start-up e l'impegno nell'impresa giovanile. Speriamo che tutto questo possa giovare affinché si creino nuovi posti di lavoro e magari tra qualche anno qualcuno di questi nuovi lavoratori possa ricevere un premio come quello che viene consegnato questa sera. Io ho cambiato un po', diciamo, il mio modo di lavorare nell'agriturismo prendendo una licenza di NCC e cercando di avere delle persone che hanno, diciamo, sopra, diciamo, che non sono giovani e non sono anziane e che quindi le posso accompagnare nei vari posti turistici della zona e così variando un po' si riesce, diciamo, a sopravvivere. E soprattutto per questo tipo di attività stranieri. Gli italiani no, non sono ancora entrati nel circuito, diciamo, però gli stranieri, soprattutto australiani, canadesi, nuovi zelandesi, è una cosa che piace molto perché non hanno problemi, non si preoccupano di dove dover parcheggiare, soprattutto gli australiani che guidano dall'altra parte della strada, quindi molte volte hanno difficoltà, quindi in questo modo un po' si sopravvive. Di Piero Tiezzi si dice che abbia importato ad Arezzo il girasole. Sì, sono stato il promotore insieme al dottor Molinelli dell'ISEA, del gruppo Angelini. Una crisi che si sente soprattutto nei prodotti agricoli? In questo momento sì, c'è bisogno un pochino di risollevare l'agricoltura perché in questo momento non è che vada molto bene. Dagli incontri di Carlo Gabellini alla diretta della serata per l'impegno imprenditoriale. Scegliamo di scoprire attraverso Agostini, che nasce con un passaggio generazionale addirittura nel 1961, come è cambiata la nostra società riguardo al consumo del pane e quindi anche delle farine? È cambiato molto, perché a quel tempo là la gente consumava solo pane e forme grandi.
ora in meno mangiano il pane, specie in forme grandi, roba piccola, poi tante altre cose, lei lo sa. Quindi cambia anche la tipologia del pane che voi... Abbiamo dovuto seguire le richieste del mercato e quindi allargando il nostro raggio di prodotti, eccetera, eccetera. Macchinaria, a quel tempo là era tutto un altro mondo nella panificazione. Poi oggi seguiamo molto la pizzeria, che a quel tempo non c'era, pasticceria, ce n'erano di meno. E per rientrare in un mercato nazionale scopriamo attraverso l'innovazione come una visualizzazione virtuale possa aiutarci a vincere la concorrenza. Per quanto riguarda invece il discorso del Cinebox, volevo fare una scommessa con me stesso, il rimettermi un po' anche nel mercato locale, perché come ti dicevo l'investimento su macchinari nuovi mi ha portato forse un po' a scomparire dall'ambito locale. Senza poter pubblicizzare troppo la mia azienda, ma facendo tanti prodotti dove non appare il mio nome, certo. Quindi in una sorta di terzismo. Certo. Per quanto riguarda Cinebox invece mi voglio rimettere in gioco nella città di Arezzo e anche nelle zone limitrofe, come d'altronde è sempre stata la storia della mia azienda, a parte da mio nonno, mio padre, e quindi con l'ausilio Cinebox, che altro non è che una progettazione fatta in diretta, che su una proiezione a parete di 2,70 m x 4 viene creata una proiezione in 3D dove insieme costruiamo l'oggetto, e tramite anche la parete appunto touchscreen si possono aprire anche, fare determinati percorsi, aprire dei cassetti, insomma far tutto quello che si può fare. Innovativa al massimo. Certo, sì, penso di sì. Ci sono alcune già esperienze in Italia, io sono stato a vedere appunto in Brianza una cosa del genere, mi è piaciuta, ho sposato il progetto, penso che possa essere una scommessa da portare anche qui a livello locale. Ma altre scommesse nell'innovazione possono arrivare anche attraverso un aceto balsamico toscano. E tutto è partito da una domanda: perché i nostri vini sono famosi al mondo, vuoi il Chianti come il Brunello, mentre manca un aceto che connotava con i sapori, i profumi, l'uvaggio del nostro territorio, cioè il Sangiovese. E da qui è nata questa idea, che abbiamo colto l'occasione di sviluppare tramite un PIF. L'Università di Modena Reggio Emilia ci ha seguito per 3 anni per la predisposizione del progetto. Inoltre ci ha selezionato tutti i batteri ad hoc per l'uvaggio sangiovese, fino alla creazione e alla messa a punto del prodotto, che è un prodotto veramente nuovo in vendita da marzo. E le installazioni sono diventate protagonista del riconoscimento dell'imprenditoria giovanile e ci portano anche a Expo 2015. Abbiamo partecipato anche per questo ambiente qui, insomma, la realizzazione di questo ambiente qui. Ah, bene, quindi lo sento un pochino su. Sì, sì, lo conosco molto bene. Senza dubbio. Sì. Allora, l'esperienza a Expo 2015. Pessima. No, io mi immaginavo qualcosa di... Perché? Ho realizzato un ottimo ambiente. In pochissimo tempo c'era la possibilità di fare molto meglio, certo. È stato fatto un grandissimo lavoro e spero che nei prossimi, insomma, eventi magari più attenzione e più tempo a disposizione, magari meno burocrazia, meno burocrazia e più controllo e vigilanza, secondo me, perché premia tanto premia tanto le piccole aziende. In attesa del prossimo anno, con altri 25 riconoscimenti, l'ultima parola la lasciamo al Presidente della Camera di Commercio, Andrea Sereni. Davvero grande coraggio e speranza. So che qualche volta possiamo perdere la pazienza tutti quanti, nonostante tutto e malgrado tutto, io sono convinto che usciremo presto da questa impasse, da questa crisi. In bocca al lupo a tutti, di cuore.